da questi primi ricordi, da questo tuo primo intervento, emerge, come dire, la dialettica fondamentale di tutto il tuo lavoro. Insomma, da una parte c'è il grande bagaglio tecnico, gli studi continui, la ricerca, anche culturale, da cui ti documenti, cerchi appunto di assorbire gli stimoli giusti, cerchi i pittori che ti possono guidare nella scelta della luce da fare, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi dall'altra parte c'è l'incontro umano, fisico, vorrei quasi dire, con un gruppo di creatori con cui ti devi entrare appunto in armonia. E con ogni volta è, credo, una storia diversa. Allora, hai avuto il tuo, come dire, periodo Coppola, ma prima ancora, ed è solo perché c'è stato prima il periodo Bertolucci che poi sei arrivato a Coppola. Con Bernardo tu ti sei conosciuto ancora prima di fare la fotografia del conformista, perché eri appunto, se non ricordo male, l'operatore di strategia del Ragno, correggimi se sbaglio. No, con Bernardo ci siamo conosciuti nel 1963 e qui c'è una storia che mi piace raccontarvi. Io molto giovane venni chiamato, dopo neanche 6 mesi che ero uscito dal centro sperimentale di scenografia, avevo fatto un film con Marco Scarpelli, una straordinaria persona, un grande, devo dire, direttore della fotografia, perché era così denominato a quell'epoca, molto chiaramente. E a me mi impressionava quando lui lavorava, perché si metteva il sigaro in bocca, accendeva non so quanti proiettori in studio, con una tranquillità, una semplicità che per me era una cosa giovanissimo, avevo solo fatto qualche cortometraggio, una cosa incredibile, anche se non sempre capivo bene il tipo di struttura artistica, perché io pensavo un'altra cosa. Beh, quando si entra in questo stadio, lui mi propone subito di fare l'operatore alla macchina, io ho neanche 21 anni, più giovane nel mondo forse. Faccio 2 o 3 film con lui. Poi c'è una crisi del settore, spesso il cinema ha delle crisi industriali, che a un certo punto si ferma quasi. Lui smette di lavorare e io smetto di lavorare con lui. Beh, a quel punto devo dire un grazie a un caro amico che era Camillo Bazzoni, che ci conoscevamo in quel periodo, mi mise a studiare a casa. Cioè capì che tutti gli insegnamenti che mi avevano fatto nelle 9 anni di studi non erano sufficienti a quello che io dovevo conoscere. Non conoscevo le arti, non conoscevo la letteratura, la musica, la pittura, eccetera, che non mi erano state insegnate. Allora rimango in casa e al mattino mi alzo e mi prendo i miei libri, vado a cercare degli altri, il pomeriggio forse vado a vedere qualche film, c'erano dei cinema che proiettavano film di sé, a rivedere certi film che io non avevo capito al centro sperimentale, ero troppo giovane. Aveva ragione il bando di concorso del centro sperimentale, io sono entrato a 18 anni, ne richiedevano 20, però ho fatto un grande esame d'ingresso e quindi sono entrato. Nel fare questo passa 6 mesi, passa un anno, passa un anno e mezzo, mi chiamano per fare l'operatore alla macchina, il cameraman, in televisione, io rifiuto, perché voglio studiare. Mia madre si arrabbia, dice, ma come, ti chiama la RAI, non ci vai? Perché loro prendevano i nomi dal centro sperimentale, dicono, no, io devo fare cinema, e non sono pronto ancora. Finché a un certo punto, sempre questo mio amico, Camillo Bazzoni, passa, credo, quasi circa 2 anni, mi dice, Vittorio, basta di stare in casa, smettila. Abbi l'umiltà di ricominciare da capo. Vieni con noi, c'è con Scavalda, che è un altro grandissimo direttore di Aldo Scavalda, che aveva fatto un film con Antonioni meraviglioso. Dice, vieni e ricomincia da capo, torna a fare l'aiuto. C'è un giovane regista, molto simpatico, della mia parte, vicino Salso Maggiore, e lui mi spinge a ricominciare da capo. E io, come ricomincio da capo, arrivato in questi laboratori dove si preparano le macchine da presa, molti mi prendono un po' in giro, perché prima mi vedevano a un livello diverso, adesso mi rivedono come caduto, diciamo. E io ho detto, non devo pensarci a quello che ero ieri, adesso sono questo, e quindi faccio bene a prendere le cassette, pulirle, preparare gli obiettivi, fa tutto quello che ero.